Buongiorno e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo una collaborazione con una ragazza che ho conosciuto per caso sul web e ovviamente su YouTube. Il suo nome è Antonella, anche lei ha un canale diciamo un po' purpurri, cioè lei cucina ma fa vedere anche altre cose sulla gestione della casa, sui suoi hobby e tante cose interessanti, quindi vi consiglio di andarle a fare visita. Il suo canale si chiama Voglia di Cucinare. Poi vi lascio nell'info box il link diretto. Le ho proposto di fare questa collaborazione proponendovi un dolce tipico delle nostre terre, il bocconotto. Il bocconotto abruzzese contro il bocconotto pugliese. Io non ho la più pallida idea di come si facesse il bocconotto fino a qualche giorno fa, in cui mi è stato insegnato e mi sono stati resi noti gli ingredienti, soprattutto quelli segreti. Che ovviamente dopo questo video non saranno più segreti perché verrete tutti a conoscenza, mentre sono anche curiosa di sapere e conoscere la versione pugliese, quindi spero che questa collaborazione sia di vostro gradimento come lo è stato per me. In più, con questa, diciamo, in concomitanza a questa collaborazione, ho pensato di creare una rubrica nel mio canale e chiamarla Cucina con l'ospite. Questa idea mi è venuta proprio perché, non sapendo cucinare io il bocconotto, non avendolo mai, diciamo, fatto, ma ricordandomi che una mia zia era, diciamo, ed è tuttora molto ferrata in materia, le ho chiesto se avesse voluto, insomma, insegnarmi la ricetta. Lei ovviamente ha accettato, quindi grazie zia Nora, e mi ha mostrato il procedimento, gli ingredienti e diciamo i vari segreti per creare un bocconotto ad hoc abruzzese. Ovviamente ci sono varie versioni del bocconotto, anche qui a seconda della provincia potrete trovare un bocconotto con la marmellata, uno con il mosto, insomma ci sono varie versioni. Io vi mostro la nostra, insomma quella pescarese o comunque quella che fa mia zia. La ricetta le è stata tramandata da, a sua volta, da un'altra zia che io non ho conosciuto, e infatti nella videoricetta troverete un piccolo cameo della ricetta originale scritta a mano, quindi restate sintonizzati. Spero che la collaborazione sia di vostro gradimento e che questa rubrica vi piaccia. Io adesso non so se la farò una volta al mese o bimestralmente, vediamo come va questa videoricetta pilota. Nel frattempo vi invito a lasciarmi nei commenti il vostro pensiero, se avete critiche costruttive, magari cosa pensate del canale mio, del canale di Antonella, non so, scrivetemi anche solo semplicemente un ciao e va bene lo stesso. Io spero che la ricetta vi piaccia, che la collaborazione sia interessante, ma soprattutto che vi sia piaciuta l'idea della rubrica. Con questo è tutto, vi lascio la videoricetta, vi abbraccio e vi do un bacio enorme. Ciao a tutti! Allora, aggiungiamo in un recipiente mezzo litro di latte e 300 g di cioccolato fondente. Aggiungiamo poi 300 g di zucchero semolato. Portiamo sul fuoco e facciamo sciogliere il tutto, sempre rimestando. Quando sta per raggiungere il bollore, spegnere e farlo completamente raffreddare. Passiamo alla pasta frolla. Mettiamo sul piano lavoro 1,50 g di farina 00. Poi aggiungiamo 3 uova intere e 3 tuorli. Aggiungiamo 375 g di zucchero semolato. Iniziate a mescolare i tuorli e le uova con lo zucchero. Fate sciogliere 500 g di burro nel forno a microonde o a bagnomaria. Poi aggiungete la scorza dei due limoni all'interno del composto. Lentamente, in più riprese, aggiungete il burro fuso all'interno della fontana, mescolando col cucchiaio e poi procedendo a mano.
Aggiungete 200 g di altra farina 00 mentre mescolate e infine aggiungete le due bustine di lievito. Avvolgete la frolla nella pellicola e fate riposare una notte. Riprendiamo il composto della farcitura, aggiungiamo 300 g di mandorle tostate e tritate. Nuovamente in cottura fino a bollore. Spegnere il fuoco e far completamente raffreddare la farcitura. Versarla in un recipiente e farla completamente raffreddare. Aggiungere poi 12 tuorli, rimessando e amalgamando il tutto. Aggiungere una tazzina di caffè. Aggiungere in due tempi 2 cucchiai di cannella in polvere. Versare nel composto anche 2 tappi di liquore amaretto. Rimestare delicatamente e aggiungere 4 albumi. Riprendere la pasta frolla, che ha riposato un'intera notte, e stenderla con un mattarello. Lo spessore della base deve essere di circa 3 mm. Poi, con un bicchiere, coppiamo le forme che andranno adagiate negli stampini imburrati e infarinati. Guardate come procede mia zia. Procedete in questo modo terminando le formine. Riprendete la farcitura e versatela a piccole dosi all'interno degli stampini, fino quasi al bordo. Con la pasta frolla abbiamo creato una torta grande, foderando uno stampo di 28 centimetri. Andando avanti, creiamo i coperchi degli stampini, leggermente più sottile l'impasto rispetto alla base. L'impasto deve essere completamente sigillato in questo modo. Nello stampo grande versiamo tutto il composto del ripieno, fino quasi ai bordi. Stendete poi la parte superiore e adagiatela delicatamente sulla crostata. Sta rimboccando il bocconotto. In forno a 170 gradi, forno statico mi raccomando, cottura 30-35 minuti. Fate raffreddare i bocconotti su una griglia, poi adagiateli nei pirottini di carta, la base deve essere di 5 cm e spolverizzate con zucchero a velo. Stesso procedimento per il bocconotto gigante. Ecco la zia che mostra. Ecco qua.
il bocconotto e adesso solo per voi assaggeremo in diretta. Quello uno a caso. Ci sarà l'assaggio in diretta. Bene, mangio. Guardate l'interno che cosa è una burrata, no? Ma così non ti sei. Buono! Buono! Grazie Gia per la ricetta. Scusate. Un'incursione, lo sto terminando perché è troppo buono. Sì. L'impasto è friabile, il ripieno è proprio una colina, no? È un sogno proprio. Non potete capire, lo dovete assaggiare e poi mi saprete dire. Ciao a tutti.